Dopo il triste annuncio sulla sua salute, l'ex inquilina ha rivelato di aver intrapreso un trattamento farmacologico. Nonostante siano trascorsi diversi mesi dalla fine del Grande Fratello, gli ex concorrenti continuano a far parlare di sé. Tra coppie scoppiate e scontri tra fandom, alcuni di loro hanno continuato ad aggiornare i propri followers, attraverso foto e video pubblicati sui loro social. Con una certa regolarità dunque abbiamo avuto modo di scoprire come se la stanno passando e quali progetti hanno deciso di intraprendere una volta usciti dalla celebre casa di Cinecittà. Infatti gran parte dei VIP e dei NIP che hanno partecipato alla scorsa edizione si è rimboccata le maniche per fare il proprio ingresso ufficiale nel mondo dello spettacolo o perlomeno cercare di rientrarci. Un traguardo però che solo pochi di loro saranno in grado di raggiungere. Alcuni ex concorrenti però sono partiti avvantaggiati rispetto ad altri, in quanto erano già conosciuti al grande pubblico per aver partecipato ad altri programmi televisivi. Uno di loro in particolare nelle ultime ore è finito al centro della cronaca rosa per una rivelazione sconcertante sulla propria salute. La confessione inaspettata dell'ex GFina. Ancora prima di partecipare al Grande Fratello, alcuni personaggi erano già noti ai telespettatori. Tra questi troviamo Greta Rossetti, Perla Vatiero e Mirko Brunetti, che lo scorso anno hanno fatto parte del cast di Temptation Island, il noto reality targato Canale 5 che sin dal suo debutto ha ottenuto un grandissimo successo. In particolare è stata proprio la ex tentatrice a finire sotto i riflettori del gossip, complice uno dei suoi ultimi video che ha condiviso con i suoi seguaci. Qualche settimana fa la 25enne ha rivelato di soffrire di endometriosi, una malattia che consiste nell'infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili causata dalla presenza anomala di cellule endometriali, che in casi normali sono presenti solo nell'utero. Greta ha confessato di aver vissuto un periodo non particolarmente tranquillo, soprattutto perché nel prossimo futuro potrebbe essere costretta a sottoporsi ad un intervento per la rimozione di alcune cisti. Nelle ultime ore la ex GFina ha voluto aggiornare nuovamente i suoi fan e lo ha fatto con una breve storia condivisa sui social. Rispondendo alla domanda di un utente, preoccupato per il suo stato di salute, la ex concorrente di Ti ha confessato di star seguendo una cura, tramite l'assunzione di una pillola, per cercare di far riassorbire le cisti. Questo trattamento, come ha spiegato lei stessa, dovrebbe concludersi tra qualche settimana, e se non si dovessero notare miglioramenti, allora dovrà seriamente prendere in considerazione l'intervento chirurgico.